sabato scorso avevamo la fila che arrivava fino in strada, della gente che aspettava di entrare in negozio, con tutte le difficoltà del caso, perché bisogna far rispettare distanze di sicurezza, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quindi sia a livello interno nostro che della clientela la cosa è complessa. Ecco, ma secondo lei c'è stato un aumento dell'interesse, ad esempio, per il vostro settore? Assolutamente sì. Sì, questo qui lo stiamo vedendo costantemente, sempre di più persone che amano magari curare il piccolo angolo di verde o addirittura si fanno un orto sul balcone. Credo che sia un trend che rimarrà per un certo periodo, perché spostarsi, sì, ci sarà voglia, ma per un anno buono, secondo me, ci sarà meno voglia di uscire e più voglia di curare il proprio ambiente domestico, sia interno che il proprio giardino. Magari si farà qualche gita in meno fuori porta e ci si dedicherà di più alla cura del proprio ambiente domestico. Quindi immagino che la clientela che si è avvicinata adesso al giardino rimarrà sicuramente tale per un po' di tempo. Dal vostro punto di vista invece è cambiato molto il lavoro rispetto a prima? Noi avevamo già un piccolo e-commerce che stiamo potenziando quotidianamente e sicuramente la vera sfida sarà quella di riuscire a soddisfare tutti i clienti, che ahimè non riusciremo per forza di cose ad accogliere tutti nel punto vendita, quindi dovremo essere bravi noi ad arrivare a casa delle persone con le consegne a domicilio. Era un tipo di servizio che per noi era marginale, adesso diventerà sempre più strategico e bisognerà essere anche bravi e snelli nell'operazione. Attività. Questa crisi ha fatto sì che tante aziende cercassero dei nuovi punti di forza su cui puntare, che magari erano lì latenti, ma che poi sono diventati in realtà proprio per una questione di necessità. Sì, lo confermo, l'abbiamo vissuto noi di prima persona. Abbiamo iniziato a fine 2015 ad approcciare all'e-commerce, però abbiamo visto che c'è un potenziale inespresso, quindi diciamo che abbiamo fatto di necessità virtù e abbiamo finalmente investito le risorse che meritava quel tipo di canale di vendita. Ci sono delle opportunità da cogliere. Poi bisognerà vedere nel medio-lungo periodo se rimarrà il potere di spesa nelle persone. Lei dal punto di vista dei suoi dipendenti com'è andata? Non li ho mai visti così uniti con uno spirito di appartenenza all'azienda. Li ho visti propositivi nel portare soluzioni alle nuove sfide che dovremmo affrontare. Alla fine siamo riusciti a dare continuità anche se eravamo a negozio chiuso, quindi di non rimanere fuori dal mercato, insomma.